In Via del Pesce lo shopping serale ha trovato e troverà solo serrande abbassate. D'altronde in questa strada di collegamento tra Piazza Duomo e Piazza del Comune non sono previsti eventi di richiamo nella programmazione del cartellone Mai Prato Weeks e i pochi negozianti che la scorsa settimana hanno aderito ad almeno una delle 3 sere di apertura si sono ritrovati a braccia conserte per un paio d'ore, poi hanno deciso di tirare giù la saracinesca. Per loro l'esperienza dello shopping serale può dirsi conclusa. Quando era solo il giovedì, che c'era tantissima gente in centro, la gente deviava, passava da questa strada anche solo per non trovare il caos e magari un caffè, una bottiglia d'acqua la prendevano. Essendo spalmate in 3 serate, secondo me ci sono le solite persone, però appunto suddivise in 3 serate, da qui non passa nessuno. Poi 3 sere la settimana sinceramente diventa un sacrificio enorme per il quale non c'è poi un ritorno economico, quindi io ho preferito non continuare ad aprire, anche questa settimana praticamente non ho aperto mai, non so se aprirò il 20, ma non credo. C'è anche chi ha deciso di non aprire senza neanche tentare, prevedendo già che la strada sarebbe stata ancora più deserta del giorno. Questo discorso di queste serate sono diventate qualcosa che è solo d'appannaggio a ragazzi in questa maniera, ma non per fare commercio. Devo dire francamente che io nel 98 sono stato uno dei promotori dei giovedì di luglio e si è sostenuto fino a diversi anni fa, però a questo punto non è più un qualcosa che interessa al commercio. Poi con tutte queste situazioni che ci sono intorno, la gente non ha bisogno di venire a comprare un paio di mutande, un paio di scarpe, una bella impresa da altre parti, viene a fare una passeggiata e come tutte le pecore, tutte indirizzate in 2 strade, chiuso l'argomento. E che si sta a fare qui noi? A girarsi i diti? Oltre all'assenza di eventi di richiamo, secondo i commercianti, via Firenzuola, già via del Pesce, è diventata una strada di servizio. Non c'è persone, non ci gira nessuno qui. È un'attività di una strada di servizio, l'ho chiamata io, un cunicolo per andare da A a B. Perché faccio l'esempio dell'altra settimana. Il bar era aperto, c'erano tavolini con persone che cenavano, la spazzatura doveva essere ritirata entro le 6, invece erano le 10 di sera, il camioncino lasciato acceso lì con gli avventori del bar, i negozi aperti, quindi il gas di scarico entrava nei negozi con le conseguenze, e l'operatore è andato a raccogliere la spazzatura a piedi nel corso e nel vico. Quindi è una strada di servizio, questo è.